Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa nuova lezione di grammatica, più precisamente di analisi logica, ci occupiamo di un nuovo complemento, il complemento di denominazione. Si tratta di un complemento abbastanza semplice da individuare, in quanto è sempre introdotto dalla preposizione di, che può essere semplice o articolata, e va a determinare con un nome specifico, in genere un nome proprio, il nome generico che lo precede. Allora, facciamo qualche esempio. Se dico la città di Milano è sede di prestigiose università, di Milano è proprio un complemento di denominazione e in questo caso si tratta di un nome geografico che mi indica di quale città esattamente sto parlando. Oppure possiamo fare un altro esempio. Il nome di Andrea è molto frequente. In questo caso di Andrea è il complemento di denominazione che mi va a specificare appunto il nome qual è. O ancora, gli hanno dato il soprannome di Scheggia. In questo caso di Scheggia è il complemento di denominazione che va a specificare in modo più preciso di quale soprannome sto parlando. O ancora lo trovo ad esempio in espressioni quali il mese di dicembre, il giorno di martedì e così via. Quindi, riassumendo, il complemento di denominazione risponde alla domanda di quale nome, è introdotto dalla preposizione di che può essere semplice o articolata e va a determinare in modo più preciso un nome geografico o un nome generico, un cognome, soprannome, titolo, pseudonimo e così via, o i nomi di mese e giorno. Ecco, è molto importante non confondere il complemento di denominazione con quello di specificazione. Vediamo un esempio. Se io dico la città di Pisa si trova in Toscana, di Pisa appunto è complemento di denominazione perché mi indica di quale città esattamente sto parlando. Ma se dico la torre di Pisa è pendente, in questo caso di Pisa non è più complemento di denominazione perché la torre in questione non si chiama Pisa, ma è la torre della città di Pisa, cioè vado a specificare di quale tra le tante torri possibili io sto parlando. Quindi c'è proprio una differenza molto precisa fra il complemento di denominazione che è introdotto dal di ma va a specificare un nome, una denominazione appunto, e quello invece di specificazione che aggiunge delle informazioni, quindi specifica o precisa il significato generico di un nome. Spero che questa breve lezione vi sia stata di aiuto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!